Ciao e benvenuto a questo breve video, dove vorrei mostrare una novità nel Service Pack 1 di iCAD 2024. In sostanza, stiamo parlando di una nuova funzione di copia. Ho costruito una piccola facciata qui per questo, dove la facciata si inclina verso l'esterno e qui in basso ho una console di base che voglio portare agli altri pali con mezzi semplici. Questo è stato discusso nel nuovo video. Rilascia una nuova funzione estesa che vede qui in quest'area la parte che si muove attraverso i livelli. Questo comando si trova nell'area di trasformazione, ovvero quando voglio spostare qualcosa è nell'area della copia. Quello che sto usando Fruit, ora. matura. Puoi Ho vedere già che selezionato la console e qui scritto in seleziono il syntax. comando. Questo contenitore della comunità ha Indico aperto. qui il numero di copie che desidero. Se in questo caso ho o indico due copie, posso specificare il numero. Posso continuare con il comando per quanto voglio. Non finisco questo. Sottotitoli della comunità di Amara Devo indicare aperto. un livello in questo primo Ok. passo. Qual è il mio livello di origine? In questo caso prendo un livello qui, il bordo posteriore del palo e lo seleziono. Posso andare qui e non appena clicco con il mouse sulle aree corrispondenti, vedo già l'anteprima. Con un clic, ho impostato qui la mia prima console e posso continuare a copiare a mio piacimento, in questo caso. E posso portare queste console molto facilmente nei posti giusti della facciata. Questo ovviamente potrebbe anche essere fatto con l'appunti. Qui tuttavia è molto più semplice e bello perché vedo subito l'anteprima qui. Della comunità di Amaratone.